italiani vi sia la medesima accessibilità ai servizi e realizzando un reale monitoraggio su quanto investito da ciascun ente locale. Sempre per assicurare una reale ricaduta alle azioni messe in campo, chiediamo al Governo di quantificare realmente l'esigenza dei servizi per la prima infanzia e degli asili nido, non in base alle nascite ma in base alla reale richiesta che c'è nel Paese. E infine chiediamo che si possano escludere dal patto di stabilità tutti gli interventi finalizzati alle iniziative sociali. Per questo dichiariamo il nostro voto favorevole, ovviamente non soltanto alla nostra mozione, ma anche a tutte le altre mozioni presentate che pur con accenti diversi trattano la medesima problematica. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Sbrollini, ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie e saluto il Governo. Care colleghe e cari colleghi, a nome del gruppo del Partito Democratico esprimiamo grande soddisfazione per la discussione di oggi e di lunedì su un tema così importante e trasversale come questo, e aggiungo urgente, non solo sulla natalità, ma anche sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, cioè sulla necessità di misure vere, urgenti a sostegno delle famiglie e delle giovani coppie. I dati Istat pubblicati a novembre del 2014 confermano che è in atto una riduzione preoccupante della natalità, 62.000 nascite in meno a partire dal 2008, e dall'altro un aumento dell'invecchiamento della popolazione fanno sì che l'Italia sia oggi fortemente squilibrata, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, in termini di previdenza, di spesa sanitaria e di assistenza. Questo è un problema che riguarda l'Italia soprattutto e forse un po' meno gli altri paesi europei. La crisi economica, le nuove povertà delle giovani famiglie, la povertà minorile fotografano l'urgenza di risposte rapide e concrete. Molte di queste sono state già date ed intraprese anche positivamente da questo governo. Penso al bonus bebè, penso allo stanziamento dei 100 milioni per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, allo stanziamento dei 45 milioni di euro per l'anno 2015 a favore delle famiglie con un numero di figli minori pari o superiore a 4, all'incremento per il fondo delle politiche sociali, all'emanazione del decreto legislativo a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Temi quindi fondamentali per iniziare a rispondere alle tante preoccupazioni dei nostri cittadini. Ma noi sappiamo che si può e si deve fare ancora di più se vogliamo costruire un nuovo sistema di welfare capace di ridurre le troppe diseguaglianze sociali e aiutare le famiglie, le giovani coppie, le donne, sottolineo le donne, cioè coloro che pagano di più in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Ed ecco perché la discussione oggi non è solo fondamentale e deve essere trasversale, così come è stato detto bene anche dai colleghi che mi hanno preceduto dei diversi gruppi politici, ma deve andare proprio in questa direzione. Ed ecco quello che come Partito Democratico chiediamo oggi al Governo: sostenere ancora di più, incrementare ancora di più politiche attive per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, soprattutto per chi ha redditi bassi e contratti discontinui, a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e alla paternità, incrementando le strutture e i servizi all'infanzia e uniformando le prestazioni in tutto il Paese, confermando per esempio il tempo pieno nelle scuole, perché sappiamo benissimo le differenze che ci sono oggi tra regione e regione, tra nord e sud del Paese. A dare continuità al bonus bebè, ad incrementare le risorse economiche a sostegno delle famiglie e a dare stabilità
e diritto alla genitorialità, in modo particolare alle madri di poter scegliere la maternità senza rinunciare al lavoro, come troppo spesso oggi accade. Ecco, io sono convinta che oggi il governo ha imboccato la giusta direzione e anche oggi parlare di questo argomento in un'aula parlamentare, avere mozioni anche con toni differenti, ma che vogliono però andare comunque a raggiungere questo obiettivo, aiutare realmente le famiglie, le giovani coppie, beh, penso che sia un segnale importante che noi oggi diamo a questo Paese. Quindi per questo vi ringrazio e ovviamente esprimiamo parere favorevole a cominciare dalla nostra mozione. La ringrazio. È scritta a parlare onorevole Grillo, ne ha facoltà. In Italia non si fanno più figli, questo è ormai un dato tristemente assodato. Cosa fa lo Stato per aiutare le donne a conciliare famiglia e lavoro? Dispensa bonus bebè? Forse è meglio di niente, ma non è certamente abbastanza e soprattutto il segno che manca un progetto organico di sostegno alla famiglia, che, lo voglio ricordare, è la prima forma di società in cui si svolge la personalità di ognuno di noi. Attraverso la mozione oggi in discussione si vuole impegnare il Governo a istituire un fondo statale di garanzia sui prestiti concessi alle neomamme con reddito medio-basso, ad adoperarsi presso le competenti sedi europee allo scopo di prevedere la sostanziale riduzione al 4% o anche fino all'azzeramento dell'IVA sui prodotti destinati alla prima infanzia. In vista della prossima legge di stabilità 2016, a cofinanziare gli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione o la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.